Luigi. Sei in onda? In onda. Allora, oggi facciamo vedere una novità che è arrivata in negozio. Delle maglie e dei pantaloni che sono per noi l'entry level. Okay? Ok? Cosa intendiamo per l'entry level, Benny? Dici tutto. Sì, entry level. Il primo prezzo di birba. La cosa più facile. Sì, le cose un pochino più facili. Ma però sempre, prima di guardare l'entry level, ma sempre, cosa stavi dicendo? Ma sempre con un occhio di qualità, certo. Sì, un'aziendina certo. Italiana che fa delle cosine carine, un inserimento veloce, di cose semplici, però per il quotidiano, per sì. Dire ci si cambia. Poi non li facciamo vedere tutto, facciamo vedere una parte di questo entry alcune level. Cose, alcune cose. Però prima di far vedere delle cose semplici, delle maglie, dei pantaloncini entry level, facciamo vedere una cosa che non si può non avere. È impossibile perché non la principessa Kate dove è andata? È vero. Allora guarda, c'è la giacca Kate per le nostalgiche. Questa è bellissima. Beh, insomma, i bottoncini, è la giacca della Liu Jo con i gancetti così, con il collo. Adesso io ci ho messo sotto la camicia, quindi è chiaro che lei sopra un vestito, una canotta, cioè vedete senza il collo qui, ecco, bellissima, perché si vedono tutti i diamanti tempestati dietro. È un sempre chic. Sì, è una super, è una giacca in jeans elasticizzata che fa un po' la differenza, veste tanto, cioè cambia, guarda che bella, tutta bottonata. Questa è la giacca Kate in jeans che avete visto, che ve l'abbiamo fatta vedere in questi giorni, e lei è una chicchina bella. Ah, bella, 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 in tutte le taglie. Poi dopo sotto, questa ve l'avevo fatta già addocchiare, ma non ve l'avevo fatta vedere addosso. Vai, c'è il secondo regista che fa così, che guarda di qua e guarda di là. Allora, questa è la giacca Kate. E dopo invece vi faccio vedere la camicia di jeans. Guarda che bella. È un jolly da avere anche questo in questo periodo qui, che non sai mai che ti devi mettere. È caldo, fa freddo, fa troppo caldo, ho bisogno di sbottonarmi, sotto ci metto la canotta. E questa è la camicina di jeans in denim leggero, fittata, abbastanza asciutta, leggera, sottile, così. Adesso non so come sono spianata dietro. E poi un'altra cosa pazzesca è questo pantalone qui a palazzo in questo color biscotto. Di che tessuto è fantastico? Allora, si chiama, questo qui è un materiale, si chiama cupro. È un materiale che, sinceramente, per le persone un pochino più di esperienza, questo materiale qua lo conoscono, perché un tempo facevano tante cose, facevano anche le giacche. È tornato la Penny Black, si va sempre a tirare fuori dal loro cilindro di conoscenze, vanno a tirare fuori dei materiali, dei modelli già rivisti nel passato, e questo è uno di quelli. E hanno fatto il pantalone vita alta palazzo con il passetto e l'impuntura. Puoi venire vicino? Sì, sì, sì. Con sì. L'impuntura bianca. Allora, questo ha il filetto delle pants che vengono in fuori, quindi bisogna un po' stare un po' attenti con la pancia, però è molto bello. Ma la mano in tasca di gran classe. Ma sì, cioè esatto, però esatto. Quando poi metti la mano in tasca lui si apre, bellissimo, è spaccoso. Adesso dietro non ho proprio uno slip, Benny, fai un'inquadratura leggera. No, figurati. Vabbè. E questo è lui, guardate che meraviglia, questo bello, colore biscotto bello. Così, meraviglioso. Caldo, un bellissimo. Cosa hai fatto? Ti piace che tengo le mani in tasca? Sì, sì, molto. Ok, stiloso. Andiamo oltre. È un po' la Julia Roberts, questo pantalone. Sì, infatti, infatti. La discesa da scalinata. Infatti questi sono un po' materiali degli anni 80-90 che la Penny Black sta rivisitando, e devo dire che sicuramente questo pantalone è spaziale. Cioè, sia in tabacco, disponibile in tutte le taglie, e anche un colore blu delavato, molto molto bello, che oggi non vi faccio vedere perché magari lo faccio vedere i prossimi giorni. T'ascolto. Allora adesso andiamo a vedere delle maglie che sono per noi un entry level. Le famose maglie in entry level. Guarda, Ronny si è nascosto, scusami. Allora, questa qui è la prima maglia, è fatta così, è blu in viscosa, sono impalpabili in tutte le taglie, fino all'XL, scavo a V con il filet, con il bordino d'oro, e vengono 69, un filo di viscosa. Poi vi posso far vedere un twin set, un gemello. Che bravo che sei, che mi dai il tempo di andarla a prendere. Hai visto? Questo qui è un gemellino, senza bottoni, senza niente,
cioè gemellino in realtà possiamo vendere anche la casacchina e questa è la canotta. Dopo però dopo... cosa ci mettono sotto? Beh, esatto, però uno se la vuole mettere sotto al tagliere di una giacca lo può comprare anche da sopra. Diciamo, ecco. Oggi con il tuo biscotto sarebbe bellissimo. Sì, esatto, però si può fare a twin set e viene 49,79. Poi vi faccio vedere un e con il mio pantalone che sarebbe bellissimo, guarda, un filo di lurex, sì, color biscotto così con il filino di color ruggine. E questa è una maglia che non è un over, è una maglia normale e anche lei ha un prezzo da 59, è un entry level anche lei. Poi ci sono, aspetta. Ah, sono qua, io intanto faccio vedere i dettagli. Faccio vedere queste che sono in tre colori, mi sembra. Sì. Il mio ragazzo mi dà la voce. Geranio. In geranio, in color Tiffany. E questa qui è una maglia in viscosa, anche lei, fatta così con il suo diamantino e viene a 59. Sono le prime maglie da mettersi su adesso, ecco, quelle che bellissima. E dici, sai cosa, non so cosa, ecco, queste. Sì. E questa c'è in... geranio, c'è... Allora, geranio, che è molto bella, aspetta. Cioccolato. Cioccolato, vieni con me. È che sono goloso. Così, questo è il geranio e questo è il cioccolato. Il mio colore preferito è il cioccolato, Ele. Poi c'è... al latte. Poi c'è, aspetta, beh sì certo lo sappiamo, poi c'è una maglia tutta bucata, bella, ma molto divertente, simpatica, anche lei in filo di viscosa, e è una maglia un po' originale, questa è bella con una canottina in lurex sotto e viene 69. Bene, bene. Così e nera. Nera. Ok. Poi, cosa diciamo? C'è anche la giacchettina aperta che c'è. C'è anche il cardigan, te lo faccio vedere, è un color, come lo chiamiamo? Ma è quello quasi un sabbia. Cioè loro lo chiamano sabbia, però non, è tendente al verdino. Questa è la giacchina. Carina, molto. Così, molto. Da mettere, sì. Con i bucarelli, bellina. Altre per ora non far vedere tutto. Oh, fai vedere qualche pantalone, ma non tutti. Basta, c'è una maglietta che sta andando a ruba, ma ve la devo far vedere. Dai, la faccio vedere. Beh, no, posso far vedere la maglia uguale al pantalone? Sì. Questa sì. Ma forse questa mi sovviene una cosa. Non so se l'ho già fatta vedere. Boh. Ma che te frega. Vabbè, però siccome oggi c'ho il suo pantalone, guardate bello. Bellissimo. Guarda che bel completino. Allora voi direte, sì però, Ele, scusami, pantalone a palazzo. Vabbè, si lo prendi dentro, si e poi lo metti un po' dentro. Ma ormai l'abbiamo già istruito. L'abbiamo già insegnato. Non penso cose, che... Sì. Queste gliele abbiamo già dette. E poi cosa dobbiamo qualche dire? Pantalone, niente in level. Aspetta, vengo là. No, intanto cioè, metto la pubblicità, vedi, faccio vedere qui. Allora, di questa vendina qua, di entry level, abbiamo fatto i pantaloncini chinos, che sono tutti al prezzo di 89. Sono dei pantaloncini in cotone elasticizzato, in questo materiale di cotone, è un rasatello di cotone, con la cernierina così, le tasche a filetto, lo spacchettino in fondo. E questi qua vengono tutti 89, l'ho detto? Sì. L'ho detto, con l'etichettina sua di dietro e in tutte le taglie, dalla 40 alla 48. E poi, allora, i tre colori sono mastice, bruciato e blu. E dopo c'è una variante nel nero e nel blu. Ah, mi e sono sbagliata. Sì, va bene. No, va bene. In questo colore qui, nel nero e nel blu, ha anche questo qui che ha la possibilità di avere i fiocchetti elasticizzati che sono comodissimi e veste benissimo. È un pantaloncino questo bello da cambiarsi, viene 89, ti dico bene, è un bel rasatello di cotone, sono finiti molto bene e questo ci sono piaciuti. Quindi per Pasqua... Altre idee, ce ne sono delle altre? Direi che c'è Pasqua. Qualcosa da mettersi, direi che... E li invitiamo, i nostri clienti, magari vengono qua con l'uovo, niente uovo? No. Preferisci il latte o a fondente? Magari uno viene che ce lo porta? Beh, intanto la Tiziana viene con le raviole, che l'ha detto stamattina. Però ognuno può anche fare la propria specialità. Ma perché che ci devono portare qualcosa? Così? No, niente. Niente. Volevo cavalcare l'onda, capisci? No, basta, diciamo che per oggi abbiamo finito, volevamo dire queste cose qui delle maglie, mi raccomando la giacca Kate, perché questa qui tra un po' andrà assolutamente a sold out, questa è bella anche sopra gli abitini da cerimonia. Cosa dobbiamo dire? Basta? Niente. Direi che ci vediamo la prossima settimana se riusciamo.
ciao.